Buonasera, benvenuti a Missione Salute, Marche Nord, istruzioni per l'uso. Terzo appuntamento con questa trasmissione che parla di salute pubblica e dei presidi di Pesaro, Fano e Muraglia e dei servizi che sono contenuti al loro interno. Volta a volta presenteremo sempre un dipartimento, un'unità operativa, presenti in studio i dottori, i medici che materialmente vi lavorano. Anche questa sera abbiamo un reparto che presenta delle eccellenze anche in ambito regionale, tanta esperienza, parliamo di otorinolaringoiatria qui presente in studio, il responsabile dottor Migliori, nonché la dottoressa Cristina Cingolani, responsabile dell'OSAS, e poi capiremo che cos'è, comunque disturbi legati al sonno, disturbi respiratori legati al sonno. Come sempre, una prima parte dove noi vi presenteremo che cosa fanno, chi sono, quali sono i servizi ai quali voi cittadini, utenti potete accedere, e una seconda parte dedicata a voi con le vostre telefonate. Quindi avete a disposizione il nostro numero di telefono 861433, potete iniziare a telefonare già da ora, già da subito, e ci sono le nostre centraliniste pronte a ricevere le vostre telefonate, perché nella seconda parte della telefonata la dottoressa Cingolani e il dottor Migliori sono qui a vostra disposizione per raccogliere le vostre impressioni, le vostre considerazioni oppure quello che volete comunicare a loro qui sempre in ambito di otorinolaringoiatria. Allora, dottor Migliori, io sono stato subito redarguito nel lancio della scorsa puntata perché ho detto parleremo la prossima volta di orecchio, e il dottor Migliori ha estratto subito un cartellino rosso perché ha detto balestra, ma non parliamo solo di orecchio, insomma, giustamente. Allora, raccolgo insomma l'ammonizione, e allora con l'aiuto delle immagini, dottore, innanzitutto facciamo una perimetrazione, chi è l'otorino e dove opera e in quale distretto opera, certo. Con l'aiuto di alcune slides che abbiamo a disposizione. Vediamo la prima. Eccola qua. Allora, questa magnificenza di creatura ben rappresenta i distretti di pertinenza otorinolaringoiatrico. Quindi la testa e il collo. Ma nella testa e nel collo ci sono tante cose. Tante cose. Vediamo l'altra. La prima è l'orecchio con tutto il suo contenuto. Esatto, vediamo l'altra. Poi il naso e le cavità paranasali. Le cavità paranasali sono le cavità che comunicano con il naso e il cui sistema permette un alleggerimento della struttura della faccia. La prossima, eccola. Questa è la cavità orale, nella cavità orale ci sono moltissime strutture, le tonsille che tutti conoscono, il velo pendulo, i denti, ma anche la lingua, organo fondamentale per la deglutizione, ma anche in parte per la fonazione. Anche questa è molto bella. Questa è molto bella perché rappresenta uno spaccato laterale dei nostri distretti e fa vedere bene la vicinanza della massa cerebrale, che è praticamente in diretto contatto col basicranio, quindi con le strutture vicine al naso, e in basso si vede bene la lingua, lo spaccato dell'orofaringe, e in basso le strutture laringee, cioè quelle deputate alla produzione della voce. Ancora? Questo è l'occhio. L'occhio naturalmente non è di nostra pertinenza, ma le vie lacrimali sono di nostra pertinenza e con i colleghi oculisti trattiamo quelle che sono le ostruzioni croniche delle vie lacrimali. Queste sono le ghiandole salivari, quindi l'otorinolaringoiatra tratta anche le patologie inerenti alle ghiandole salivari, quindi la parotide e le sottomandibolari. Infine, l'otorinolaringoiatra tratta anche quelle che sono le patologie legate alla ghiandola tiroide. Ecco, questa è una bella immagine. Dottor Migliore, allora abbiamo capito insomma che otorino non vuol dire solo orecchio, tante cose. Certo. E come è strutturato all'interno di Marche Nord l'unità operativa? Il reparto, insomma, è un reparto integrato, un'unità operativa integrata. Come lavora? Allora, l'integrazione parte da lontano fra l'unità operativa di Fano e quella di Pesaro. Nel 2007 ho avuto il primo incarico di studiare la fattibilità di questa unione. Siamo arrivati realmente all'unione reale e fattiva nel novembre del 2012. A quel punto l'unità operativa era singola, è diventata singola,
i medici ruotano e anche i tecnici ruotano su entrambe le strutture con pari diritti e pari doveri, cercando di dare il massimo di noi a favore di quella che è la popolazione di tutta la provincia, ma non solo. Quindi è stato un modello che poi è stato ripreso anche in altri ambiti, quindi siete stati un po' dei precursori. Sì, siamo stati in qualche modo dei precursori, abbiamo fatto in qualche modo da cavia, però il progetto che è stato poi elaborato è stato accettato in pieno dalla direzione e riproposto poi per le altre unità operative. Ecco, vediamo il cartello che riguarda proprio il cartello A, che riguarda i dati che riguardano l'attività su Pesaro. E vedete, le visite per il CUP sono 72, le visite per il pronto soccorso 40, queste sono attività settimanali. In tutto il 2015, quindi su Pesaro, sono gravitati 3.954 pazienti, 2.000 solo per il pronto soccorso. Questo è insomma uno spaccato, una fotografia. Allora, noi siamo stati a Pesaro, come sempre facciamo e come sempre vedremo anche nel corso di questa puntata, vi faremo vedere dei contributi, dei video, e soprattutto per questa puntata ne abbiamo alcuni molto belli, grazie insomma, alla disponibilità del dottor Migliori, che ci farà entrare, fare dei piccoli viaggi all'interno del corpo umano, li vedremo nel corso della puntata. Innanzitutto guardiamo, quando siamo stati a Pesaro, di che cosa si occupa Pesaro e cosa avviene a Pesaro. Vediamo il primo video. I servizi di otorinolaringoiatria dell'ospedale San Salvatore di Pesaro è parte integrante della struttura complessa di otorino dell'azienda ospedaliera Marche Nord. Questo servizio, aperto dal lunedì al sabato dalle 8 alle 14, è deputato a coprire le attività di pronto soccorso, visite programmate, differite e urgenti richieste dai medici di medicina generale. Inoltre, qui viene eseguita l'attività endoscopica otorinolaringoiatrica e quella audiologica. Il San Salvatore è sede dello screening audiologico neonatale di secondo livello, che copre l'intera provincia di Pesaro Urbino e che è sorto per le indagini sui neonati con problematiche uditive. Il servizio di otorino del San Salvatore è in stretto e costante collegamento con la struttura complessa di riferimento per la continuità diagnostico-terapeutica che si ritiene necessaria. L'attività settimanale del servizio è organizzata in modo tale da garantire 40 prestazioni di pronto soccorso, 80 visite circa fra urgenti, brevi, differite programmate dai medici di base, 8 endoscopie otorino e tutte le consulenze per i degenti nei vari reparti di San Salvatore. Le indagini audiologiche, quindi esami audiometrici ed impedenziometrici, vengono svolte 2 volte alla settimana per un totale di 30 prestazioni. Relativamente ai tempi di attesa delle prestazioni richieste, devo dire che siamo in linea con le tempistiche, con modesti picchi in certi periodi dell'anno per malattie stagionali. Nel 2015 in totale sono state erogate 3.954 prestazioni. Signora Giacomo, prego, buongiorno. Si accomodi pure in cabina. Grazie. Allora, adesso devi entrare in questa cabina. Sì. Prego. Con il volto rivolto verso il vetro, si accomodi pure. Le metto la cuffia. Un orecchio per volta, e partiamo dalla destra, le sentirà dei rumori. Appena le risente mi dà un cenno che la percepisce. Bene? Cerchi di fare attenzione, come percepisce il rumore mi fa un cenno. Va bene. Allora signora, faccia molta attenzione, lei mi sente con l'interfono? L'orecchio esaminato è quello di destra, ogni minimo rumore che lei percepisce mi dia un segno. Allora signora, l'esame audiometrico è normale, quindi sì. Lei non ha problemi audiologici. Noi comunque ci rivediamo fra un anno per il controllo, sì. E se ci sono problemi prima ci sentiamo tra di noi. D'accordo, bene? D'accordo, grazie mille. Buone cose, arrivederci, ci vediamo dottore, prossimamente. Alla prossima, arrivederci. Ebbene, quello nel video era il dottor Gentile, che lavora nel presidio di Pesaro, ma come abbiamo detto prima, dottore,
vi girate, insomma, siete un po' di qua, un po' di là. Sì, assolutamente sì. Questa organizzazione deriva dall'aver scelto Fano come hub centrale dove viene svolta tutta l'attività chirurgica. Ma Pesaro non è che sia con questo trascurata, perché come è stato detto dal dottor Gentile, è sempre presente un medico dalle 8 alle 14, dal lunedì al sabato, per rispondere a quelle che sono le esigenze ovviamente dei degenti al San Salvatore, le esigenze del pronto soccorso e svolgere la normale attività diagnostica. Bene, vediamo il cartello B, quello che riguarda i dati su Pesaro, Tiufano, sempre attività ambulatoriale, le visite per il CUP sono 72, quelle per il pronto soccorso 32, post-operatorie 47, 60 monotematiche, oncosas 8 che riguardano le vertigini. In totale nel 2015 sono transitati per Fano 8.973 pazienti, 1.008 provenienti solo dal pronto soccorso e un follow-up di 2.500 pazienti. Insomma, dottore, un impatto notevole. Direi, se sommiamo tutti i numeri, siamo oltre 19.000 visite, insomma, un numero esatto, impressionante. Esatto, i numeri sono molto importanti. Mi piace sottolineare le 2.500 visite che noi effettuiamo sui nostri pazienti nel post chirurgico, cioè noi siamo molto attenti a questo, anche se queste visite non vengono conteggiate solitamente in quelle che sono le prestazioni erogate da un'unità operativa. Siamo molto attenti a questo aspetto e ci fa piacere farlo, perché quando noi prendiamo in carico un paziente per un trattamento di tipo chirurgico è nostro dovere, ma anche nostro piacere, poter vedere insieme al paziente l'evoluzione che questo trattamento chirurgico ha sul paziente stesso, se riusciamo a raggiungere quelli che sono i nostri obiettivi pre-intervento. E quindi è fondamentale che seguiamo i pazienti nel loro iter di guarigione e lo facciamo entro il mese post-chirurgico. Ma sono, come avete visto, 2.500 visite, sono veramente tante. Ecco, questo significa che il paziente viene, insomma, così seguito anche in quella fase così particolare, forse anche emotivamente un po' impattante sulla vita sua personale, e il post-operatorio, cioè il dopo. Quindi, insomma, sicuramente questo è, sì, è meritorio da parte vostra, che denota una grande attenzione per i vostri pazienti. Noi vogliamo molto bene i nostri pazienti, può sembrare una frase fatta, ma è la realtà. E questo, è la nostra attenzione, è quotidiana in ogni atto che noi compiamo. Regolarmente cerchiamo di correggere quelli che sono i nostri errori, ci facciamo aiutare dai pazienti che si ricoverano proprio attraverso la compilazione di schede, dove chiediamo di segnalarci le cose che non vanno, perché il loro occhio non è il nostro, il punto di vista è assolutamente diverso. Questo ci permette di aggiustare il tiro e di fare meno errori possibili e di dare il massimo dell'accoglienza per quelle che sono ovviamente le nostre possibilità. In questo mi permetta di ricordare la grande attenzione del nostro personale, di tutto il nostro personale, qualsiasi sia il ruolo, nel rispondere a quelle che sono le esigenze dei pazienti. Lo dico e lo posso dire perché abbiamo testimonianze quotidiane su questo. Per fare questo, per fare tutto questo c'è bisogno di una squadra, di un team, un lavoro in squadra, un team building che porta a questi risultati. Allora, ripeto, ci sono i telefoni aperti, 861433, il nostro numero di telefono, stanno già arrivando le prime telefonate, noi procediamo con la nostra illustrazione. Allora, abbiamo visto nelle foto iniziali, nelle slide iniziali, che le vostre sono cavità, quelle dove certo operate, quindi c'è bisogno di una diagnostica particolare, degli strumenti anche particolari. Sì, i nostri sono strumenti molto molto sofisticati, la tecnologia sicuramente ha rivoluzionato nel corso degli ultimi 20 anni le nostre possibilità diagnostiche, che sono attualmente di altissimo livello, perché riusciamo a vedere ingranditi delle zone molto piccole, molto buie, e quindi questo ci permette di fare diagnosi accurate e di fare anche prevenzione, quando il paziente ce lo permette, facendosi visitare, ovviamente. Ovviamente. Allora, per fare questo c'è uno strumento ben preciso, noi siamo stati nel reparto di Fano e abbiamo realizzato questo video, guardiamolo insieme.
Una moderna indagine diagnostica otorrinolaringoiatrica non può prescindere da un esame videoendoscopico. 30 anni fa, per osservare le corde vocali, usavamo, ci avvalevamo di questi specchietti che rendevano estremamente difficoltosa l'immagine, legando la possibilità di indagine a pochi secondi per il medico. Oggi ci avvaliamo di sistemi sofisticati di videoendoscopia attraverso l'uso di ottiche rigide e attraverso l'uso di ottiche flessibili, tipo questo endoscopio di ultimissima generazione, caratterizzato dalla presenza del chip in punta che permette una ottimizzazione delle immagini che noi acquisiamo. Quindi con queste strumentazioni noi riusciamo a osservare i particolari anatomici del paziente, sia a livello delle cavità nasali che dell'orofaringe che del laringe, riusciamo a registrare le immagini, le possiamo stampare, le possiamo studiare anche con movimenti rallentati. Quindi tutto ciò è fondamentale per una diagnosi accurata. Allora, abbiamo visto la colonna endoscopica dotata di strumentazioni ad altissima definizione. Questo naturalmente vi agevola nella vostra indagine sul paziente. Assolutamente sì, non potremmo più farne a meno. Oggi un'indagine moderna otorinolaringoiatrica si avvale di strumenti come questo, poi avremo altri esempi. Certo. Adesso vediamo anche le altre slides che abbiamo a disposizione, vediamola subito. Ecco, questa è una bellissima immagine, come altre faremo un piccolo viaggio all'interno del nostro corpo umano. Sì, questa è una cavità nasale, come vedete. Il pavimento nasale, a sinistra c'è il setto, il turbinato medio, questa è la zona di accesso alle cavità paranasali dal naso, che testimonia quindi la comunicazione di queste cavità con il naso stesso. Questo è il turbinato inferiore, il setto a sinistra, in fondo c'è la cavità del rinofaringe dove i bambini hanno le adenoidi, lateralmente vedete l'ingresso per l'aria per l'orecchio. Adesso viene ripetuto, quindi l'importanza del naso come struttura al centro di queste cavità paranasali. Questa è una videoendoscopia delle vie aeree superiori, entriamo nel naso, a sinistra c'è il setto nasale, a destra il turbinato ed andiamo ad esplorare sempre il rinofaringe come abbiamo visto prima, scendiamo nella laringe, vedete la base della lingua, l'epiglottide e in fondo le corde vocali. Corde vocali che sono grandi, ricordiamo, 2 centimetri e ci permettono di parlare. Questo, sentite, la voce del paziente in sottofondo, sono uno strumento meraviglioso. Strutture muscolari così piccole ci permettono questa grande possibilità per la nostra razza umana, cioè quella di comunicare. Di comunicare, che non è da poco. E naturalmente, queste sono bellissime. Queste sono le corde vocali. Queste sono le corde vocali che vibrano. Questo è un esame molto particolare, un esame di secondo livello, un esame stroboscopico che ci permette proprio di studiare la vibrazione della mucosa. Realmente le corde vocali in questa fase sono ferme. Il nostro occhio non riesce a catturare questa immagine, lo strumento ci permette di osservare questa immagine, che è un'immagine molto sofisticata e ci permette di diagnosticare delle patologie che altrimenti non saremmo in grado di diagnosticare. Allora, cartello anche con diagnostica di secondo livello, guardiamolo che cosa avviene. Questo è un cartello che dobbiamo mettere dopo. Guardiamo le immagini che ci sono, scusate dalla regia, abbiamo bisogno di vedere le immagini che ci sono in questo momento. Ecco, questo qui è il
Eccolo qua, questa è la esatto. colonna. Questa è la colonna, sì, questa fa parte, questa è una colonna MBI, fa parte di quelle che sono delle indagini secondo livello, cioè di approfondimento diagnostico introdotte, richieste dallo stesso specialista otorinolaringoiatra. Questa è una colonna che ci permette di andare attraverso questo fibroscopio, sempre col chip in punta, di iniettare, di far vedere le corde vocali con una luce particolare, una luce polarizzata, che sottraendo dei colori all'immagine permette poi di, eccola qua, questa è un'immagine, vedete, sul verde, che ci permette di vedere il reticolo sottomucoso vascolare. Senza entrare troppo sul tecnico, ci permette di fare diagnosi di neoplasie in fase iniziale che ad occhio nudo non vedremmo mai. Ecco. Quindi capite quanto è importante la tecnologia e gli strumenti che possono utilizzare gli specialisti in questo particolare frangente. Naturalmente si parla di cavità molto piccole. Devo dire, le immagini delle corde vocali che vibravano stroboscopiche erano affascinanti, insomma. Sì, sono magnifiche, veramente. Sono magnifiche. Sono magnifiche. Allora, guardiamo anche il video seguente, perché parliamo appunto di un centro d'eccellenza che è appunto all'interno dell'unità operativa di otorinolaringoiatria. Guardiamolo pure. L'OSAS è un acronimo, sindrome delle apnee ostruttive del sonno. È la scienza che si occupa sia del russamento che delle apnee. Quindi tutto ciò che gira intorno a questa patologia serve a stabilire il grado di gravità della stessa. Cioè, noi effettuiamo una serie di accertamenti che ci permettono di stadiare il paziente, capire se russa semplicemente, se russa e fa 50 apnee per notte e quindi rientra in quella che è la sindrome dell'apnea ostruttiva. Il peso di questa differenziazione è molto importante, perché cambiano poi le strategie terapeutiche e quindi anche la possibilità o meno di effettuare un intervento chirurgico. Noi ci occupiamo di questa patologia dal 98 e l'abbiamo sempre effettuata mediante un ricovero di una notte per fare la polisonnografia, che è l'esame cardine di questo studio, di questo inquadramento clinico. Abbiamo notato che non è più sufficiente questa metodica, perché comunque siamo limitati nei numeri complessivi annuali dalla disponibilità del posto letto. Fino adesso ne abbiamo effettuati all'incirca 260 all'anno. Abbiamo introdotto da qualche mese anche una possibilità di effettuare l'esame domiciliarmente, cioè il paziente afferisce alla nostra struttura, praticamente mettiamo tutti i sensori che ci permettono poi di monitorare il suo sonno e lo mandiamo al suo domicilio a dormire. Il paziente il giorno successivo ci riporta tutta l'attrezzatura e noi riusciamo così a valutare il suo stadio del sonno, il suo livello di gravità o meno clinica. Questo ci permette praticamente di raddoppiare i nostri numeri. Quest'anno contiamo di superare 500 esami e l'anno prossimo, se saremo supportati, come siamo stati fino adesso supportati dalla nuova direzione sanitaria, la dottoressa Capalbo in particolare, contiamo di aumentarli ancora. Allora, questa era una presentazione dell'OSAS. Dottoressa Cingolani, lei è la responsabile di questo centro per i disturbi respiratori del sonno. Cosa fate in questo centro e soprattutto tanta esperienza alle vostre spalle? Beh, devo dire sì. Io personalmente, grazie al dottor Migliori, mi occupo di questa patologia da alcuni anni e lavoro nel nostro centro anche col dottor Gino Latini insieme, e questo centro... Sono orgogliosa di dire che ha anche ricevuto un accreditamento AIMS, vuol dire essere stato accreditato a livello nazionale dall'Associazione Italiana Medicina del Sonno. E per noi questo riconoscimento, devo dire, vale doppio, perché siamo l'unico centro in Italia di questo tipo, gestito insomma proprio in un regime otorinolaringoiatrico. È l'unico centro in otorinolaringoiatria, e quindi questo ci fa molto piacere. E noi cerchiamo sempre di seguire il paziente in tutto l'iter diagnostico terapeutico. Il paziente afferisce a noi previa visita otorinolaringoiatrica
dalla quale si organizza appunto l'esecuzione dell'esame, cioè dell'esame polisonografico che, come avete visto, noi non eseguiamo più soltanto a letto nella stanza in ospedale, ma anche al domicilio del paziente. Quindi questo ci permette di, speriamo, insomma, di raddoppiare i nostri numeri e dare un servizio migliore. Il paziente, una volta eseguito l'esame, viene poi richiamato per ricevere appunto una relazione finale, dove viene inquadrato anche dal punto di vista non solo quindi diagnostico ma anche terapeutico, cioè può avere la prescrizione di un presidio oppure essere, diciamo, arruolato per un trattamento di tipo chirurgico. Quindi viene seguito dall'inizio alla fine e poi anche nel follow up. Insomma, un percorso completo. Allora, avete capito bene, a Fano, a Marche Nord, c'è un centro di riferimento a livello regionale che ha un accreditamento importantissimo. Questo è un patrimonio e ha anche una mobilità passiva al contrario, lo possiamo dire, quando abbiamo la mobilità passiva, insomma, in perdita, questa volta ce l'abbiamo in guadagno. Quindi vengono da noi anche da fuori regione, giusto dottore? Assolutamente sì. Assolutamente sì, come già ha detto lei, nel 2013 abbiamo avuto anche l'accreditamento come centro di riferimento regionale, quindi riconosciuto con delibera della Regione Marche, e anche questo, come riconoscimento dall'AIMS, ha premiato un lavoro iniziato molti anni fa. E allora abbiamo accennato, dottoressa Cingolani ha accennato a un esame particolare che adesso si può eseguire, vediamo di che cosa si tratta. Macchinario, polisonnigrafo per misurare le apnee notturne. Allora, allarghi pure le braccia. Allora, mettiamo la fascia addominale, sensore dell'addome. Ok. Adesso applichiamo il macchinario. Lo tengo un attimino qui. Mettiamo il macchinario, con il sonnigrafo, eccolo, centrale, lo aggiustiamo un po' sui fianchi e applichiamo i sensori. Ultimo sensore, anche questo va tenuto per tutta la notte, va applicato alle narici, dietro le orecchie. Ok. Ora, signor Goffi, l'apparecchiatura è a posto, vado pure a casa, ci vediamo domattina per smontare tutto. Va bene, la ringrazio. Arrivederci. E questa era quella, insomma, situazione classica che si sta creando ultimamente nel vostro ambulatorio. Quindi quello di cui parlavamo prima. Sì, in quel caso la nostra infermiera Federica stava proprio, diciamo, sistemando tutti i sensori per un paziente che poi avrebbe eseguito l'esame al domicilio. Dottor Migliori, ci sono anche altre indagini che voi eseguite, giusto, oltre a questa? Assolutamente sì, anche di questi siamo orgogliosi. Adesso noi abbiamo introdotto da un paio di anni anche la slip endoscopy, che anche questo è un esame di secondo livello di approfondimento inerente a questa patologia. Ecco, vediamo anche il contributo video, questo qui. Ecco, qui siamo in sala operatoria, il paziente è sedato, è presente l'anestesista, il collega anestesista che seda naturalmente il paziente. Tutto questo per simulare quello che accade durante il sonno del paziente. Mentre il paziente russa, noi introduciamo un fibroscopio e osserviamo quello che accade. Qui stiamo vedendo quello che accade realmente durante il sonno del paziente. Vedete in questo caso come le tonsille, che sono lateralmente, vanno a occludere completamente lo spazio respiratorio, creando quindi la mancanza di ossigeno e l'apnea. Questo è quello che studiamo con la slip endoscopy. Con la slip endoscopy. C'è anche un'importante funzione che voi svolgete all'interno del vostro reparto, che è quello di un lavoro d'équipe che si occupa di un presidio ben preciso, testa-collo. Che cosa vuol dire? Come approcciate queste due zone del nostro corpo? Allora, abbiamo insieme ai colleghi oncologi e ai colleghi radioterapisti come nucleo centrale,
abbiamo voluto fortemente questo gruppo testacollo per il trattamento integrato dei pazienti affetti da tumore, quindi dei pazienti neoplastici dei nostri distretti. Perché abbiamo voluto questo gruppo? Abbiamo voluto questo gruppo per rivoluzionare in qualche modo l'approccio del paziente oncologico. Prima della formazione di questo gruppo, il paziente che purtroppo presentava o era affetto da una neoplasia si rivolgeva personalmente ad ogni specialista interessato al problema, quindi veniva dall'otorino, l'otorino lo mandava dall'oncologo, l'oncologo lo mandava dal radioterapista. Ogni volta questo poverino doveva prendersi l'appuntamento, girare, si scordava i fogli, quindi era un vero pellegrinaggio. Seguendo, siccome non si inventa nulla nella vita, bisogna solo far riferimento a quelli più bravi, quindi molto semplicemente abbiamo riportato l'esperienza di centri universitari di altissimo livello che lavorano in questo modo. Noi viviamo e lavoriamo in provincia, per noi è tutto più difficile, però con la buona volontà e la collaborazione di tutti ci siamo riusciti. Abbiamo messo il paziente al centro e tutti noi ruotiamo intorno a quelle che sono le sue esigenze, ma ruotiamo nel vero senso della parola, nel senso che noi ci riuniamo tutte le settimane per studiare i vari casi che si presentano, programmiamo al paziente e scegliamo per paziente quelle che sono le possibilità terapeutiche migliori, ma ragionando in equipe con i vari specialisti riuniti intorno a un tavolo. Diamo al paziente una risposta unitaria su quello che è il suo percorso terapeutico, sia chirurgico, sia radioterapeutico, sia integrato, e poi seguiamo nel follow-up lo sviluppo di questo trattamento, preoccupandoci sempre noi di dare gli appuntamenti al paziente, il quale deve darci solo la sua fiducia. Il resto pensiamo tutto noi. Allora, ci sono delle slide, ecco, guardiamole qui pronte, che ci fanno capire le parole del dottor Migliori, questo è, no, è un commento che possiamo fare in diretta. Assolutamente, questa slide vuole solo dimostrare l'integrazione del gruppo multidisciplinare, il lavorare su più strutture. Ecco, questo è il paziente che è al centro di un numero notevole di specialisti che può cambiare in base a quella che è la patologia di base del paziente, ovviamente. Ecco, questo è tutto l'elenco degli specialisti, come vedete sono moltissimi. E questo è importante, no? Questo è importante perché questo è il vero fiore all'occhiello di tutto questo lavoro. Come vedete, questo è il facsimile della lettera che noi diamo al paziente alla fine delle nostre riunioni, alla fine di quello che è la decisione sul percorso terapeutico ottimale per il paziente, e vedete in calce alla lettera viene firmata da tre medici, il medico Torino, il medico radioterapista e il medico oncologo. È questa il riassunto di queste scelte terapeutiche, è il percorso che il paziente dovrà seguire. E questo qui naturalamente sono i numeri in evoluzione dal 2008. Assolutamente sì, perché siamo arrivati, come vedete dalla slide, a 43 pazienti nell'anno 2015. Il telespettatore potrà pensare che 43 pazienti sono un numero quasi ridicolo. Realmente le statistiche internazionali dicono che si presentano 8 casi per i tumori testacollo ogni 100.000 abitanti. Quindi su una popolazione della nostra provincia di 320.000 abitanti noi realmente vediamo il doppio dei pazienti. Quindi significa, come era poi indicato chiaramente, che molti pazienti vengono anche da fuori regione. Ma questo non è un caso, perché la letteratura internazionale su questo è molto chiara. Dice che la sopravvivenza dei pazienti affetti da tumore testacollo aumenta se vengono trattati in questo modo, cioè da un gruppo interdisciplinare. Non è un caso, perché il gruppo interdisciplinare può scegliere meglio qual è il percorso ottimale per il paziente. Ecco, abbiamo parlato di aspettativa di vita, quindi insomma, qui non stiamo parlando di... No, qui parliamo veramente di numeri di sopravvivenza, certo. Quindi questo è un grande risultato. Allora, adesso dobbiamo andare in pubblicità per qualche minuto, dopo abbiamo una seconda parte
dove ci occuperemo della chirurgia che l'Ottorino compie, e dopodiché spazio alle vostre telefonate, 86 14 33, il centralino a vostra disposizione. Ora andiamo in pubblicità, qualche minuto, e poi siamo ancora qui con Missione Salute Marche Nord, istruzioni per l'uso, i dottori dell'Ottorino Laringoiatria. Bene, eccoci di nuovo in studio con Missione Salute Marche Nord, istruzioni per l'uso. Parliamo di otorinolaringoiatria e un aspetto importante, prevalente, sicuramente anche spettacolare, e come vedremo tra poco con alcuni video, è la chirurgia. La chirurgia è sicuramente parte integrante del vostro lavoro, non è solo orecchio, come ho detto io all'inizio. Allora guardiamoli i cartelli che ci fanno capire qual è l'impatto che la chirurgia ha sui vostri operati. Vediamo il cartello C, eccola qua, l'attività chirurgica. Dal 2007 al 2015 siete passati da 980 interventi a 1524, con un incremento del 56% e il 13% solo nello slip tra il 2014 e il 2015, con 6-7 sedute settimanali. Migliori, ho detto bene, sì. Tutti i dati assolutamente veri, e siamo orgogliosi di questi dati perché testimoniano un percorso dettato da serietà, da sacrificio da parte di tutti i medici, di tutto il personale. Sono aumentati i numeri, ma è aumentata anche di molto la qualità di quello che viene dato. Posso dire che copriamo oramai tutti quelli che sono gli interventi possibili nei distretti otorini. Vi assicuro, si percepisce dalla diversità delle sedi che gli interventi sono veramente tanti, fino ad arrivare alla chirurgia oncologica avanzata. Chirurgia oncologica avanzata che abbiamo introdotto ultimamente, facendo anche i cosiddetti lembi rivascolarizzati. I lembi rivascolarizzati è una tecnica dove si preleva praticamente una parte di cute, di solito o dalla coscia o dal braccio, per andare a coprire quella parte del collo o della bocca o della lingua che sono stati sacrificati perché interessati dal tumore. È una chirurgia difficile, lunga, richiede i lavori di due equipe, una che demolisce il tumore e l'altra che ricostruisce. E per rendere l'idea di quelle che possono essere le difficoltà, interventi che vanno dalle 6 alle 10 ore. Quindi interventi impegnativi non solo, certo, per il paziente, ma anche per voi. E allora guardiamo, noi siamo stati con le nostre telecamere nella sala, in una delle sale operatorie dell'Ottorino Laringoiatria, grazie al consenso del dottor Migliori. Allora guardiamo questo filmato che ci fa entrare in una sala operatoria, guardiamolo. Questo è il microscopio operatorio che utilizziamo nella chirurgia del nostro distretto, in particolare nella chirurgia laringea e nella chirurgia otologica. Stiamo sviluppando, sono acquisizioni abbastanza recenti, la chirurgia otologica endoscopica. E cioè, mi spiego, il concetto della chirurgia endoscopica nasosinusale, che è una chirurgia funzionale, agisce dove è la patologia, nei punti critici della patologia, è stato trasposto anche nella chirurgia otologica. Quindi l'utilizzo delle ottiche ci consente di dominare la patologia infiammatoria cronica dell'orecchio medio e delle cavità dell'orecchio medio attraverso la strumentazione endoscopica, che ha una ricaduta estremamente favorevole in termini di funzionalità, di cura funzionale e di guarigione e ottimizzazione dei tempi di recupero del paziente. La chirurgia delle corde vocali interviene su strutture anatomicamente molto piccole. La lunghezza media di una corda vocale è di circa 2 cm. Quindi, per poter affrontare questa tipologia di interventi, noi abbiamo bisogno di strumenti dedicati e abbiamo bisogno anche di ingrandimenti dedicati. Gli ingrandimenti li otteniamo, come abbiamo visto poc'anzi, con il microscopio operatorio. Poi abbiamo bisogno di strumenti quali il laringoscopio, che viene introdotto nella bocca del paziente e attraverso il quale
noi effettuiamo tutte le manovre chirurgiche con strumenti di lunghezza adeguata al laringoscopio per poter accedere alle corde vocali. Bene, eravamo in una delle sale operatorie dell'Otorino Laringoiatria. Guardiamo subito le slides che commentiamo insieme al dottor Migliori, che riguardano proprio questa tecnica con quello strumento che aveva poc'anzi nelle mani, dottore. Sì, questo è il laringoscopio che è posizionato nella bocca del paziente. Il paziente naturalmente è intubato, quindi in anestesia generale, e attraverso il laringoscopio, con l'ausilio, come è stato detto, del microscopio operatorio o anche delle ottiche rigide, noi abbiamo una visione magnificata delle corde vocali, come vedete nella slide in fondo su video. Quindi vediamo le corde vocali, che normalmente sono 2 cm, come dicevamo, estremamente ingrandite, per poter poi procedere a quello che è l'intervento chirurgico. Vero e proprio. Questa è una visione delle corde vocali, di quella che abbiamo, dell'immagine che noi abbiamo attraverso il microscopio e dello schema. Ecco, questo è un piccolo esempio, un piccolo videoclip di una cordectomia, cioè dell'exeresi, di una neoformazione su una corda vocale attraverso l'uso del laser. Mi piace ricordare che il laser lo adoperiamo da più di 25 anni, oramai è il terzo quello che abbiamo in dotazione, e il laser permette un intervento assolutamente pulito. Vedete, stiamo sezionando la corda vocale, non c'è una goccia di sangue, quindi siamo assolutamente radicali, togliamo molto bene quella che è la neoformazione, il paziente soprattutto non ha nessun dolore e può essere dimesso molto velocemente dall'ospedale, con dei risultati funzionali molto buoni. Cioè riusciamo con queste tecniche laser a rimuovere neoplasie anche molto avanzate, sempre attraverso la bocca, quindi con una riduzione enorme di quelli che sono i tempi di degenza e con una ottimizzazione anche dei tempi di recupero del paziente. Ecco, vediamo la prossima, le prossime immagini ci parlano di altri interventi che voi eseguite nel vostro reparto. Sì, questa è una foto di un collo dove praticamente stiamo effettuando una laringectomia totale, cioè l'exeresi della parte del collo che è deputata, contenuta nelle corde vocali, che è deputata proprio alla fonazione, cioè, come abbiamo visto prima, a emettere la parola. Queste cosa sono, dottore? Continuando il discorso che stavo facendo, proprio quando siamo costretti a rimuovere in blocco le corde vocali, esiste il problema poi di come il paziente possa parlare senza le corde vocali. Teoricamente senza le corde vocali non può parlare. E noi ci avvaliamo oramai da 15 anni di quella piccola valvolina in silicone che viene introdotta nel collo del paziente e permette al paziente di parlare, può sembrare strano ma è realmente così, anche senza le sue strutture anatomiche deputate a farlo parlare, cioè senza le corde vocali. Allora, adesso abbiamo sempre, datoci dal dottor Migliori, un contributo audio che vi facciamo ascoltare e dopodiché vi facciamo capire che cos'è. Sentiamo. Il 27 giugno del 2007. Andiamo avanti con gli altri. Fra Martino Campanaro, dormi tu, suonano le campane. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ecco, questa era una sua paziente, dottore, una vostra paziente. Questa è la nostra paziente a cui, per motivi di privacy, non posso naturalmente dire la voce, dire il nome, che ci aiuta sempre anche per poter dimostrare a coloro che stanno per essere operati di laringectomia totale come si possa parlare anche senza le corde vocali. E come avete sentito, la voce è bella, riesce anche a cantare e riesce quindi a comunicare normalmente nonostante abbia subito un intervento molto importante. E questo deve essere un messaggio sicuramente di fiducia. Di speranza e un'istruzione anche per l'uso, perché insomma abbiamo davanti delle prospettive importanti che, grazie alle innovazioni della chirurgia e anche della strumentazione, nonché dei presidi che poi vengono applicati, sicuramente che ci permettono risultati che qualche anno fa
erano sicuramente insperabili o perlomeno avevano delle controindicazioni. Guardiamo un altro filmato che il dottore ci commenta in diretta. Che cos'è questo, dottor Migliori? Allora, questo è un intervento di faringoplastica laterale, è l'intervento, diciamo, principe che noi realizziamo per combattere sia il russamento che la sindrome delle apnee ostruttive. Realmente di interventi ne esistono tanti e a diversi livelli. Questo, diciamo, è quello forse più praticato e consiste nella prima fase, come state vedendo, che è quella della tonsillectomia, cioè vengono tolte le tonsille. Poi viene creato un tunnel praticamente sul muscolo palatino che si trova al di sotto delle tonsille, questo per determinare una tensione, come state vedendo, una tensione del velo pendulo, cioè di quella struttura che è centrata dall'ugola, come si vede, che è la maggiore responsabile della vibrazione e del collasso delle vie aeree superiori, quindi rispettivamente responsabile del russare e delle apnee. È un intervento assolutamente valido che dà degli ottimi risultati. Quest'altra è un'endoscopia dove noi vediamo, quindi abbiamo cambiato argomento, una poliposi nasale. È quello che noi vediamo con i nostri sistemi endoscopici dentro un naso. In questo caso facciamo diagnosi al paziente di poliposi nasale e quindi di sinusite polipoide, perché i polipi si formano non solo nel naso ma anche nelle cavità paranasali. Il trattamento di queste forme è rappresentato dalla FES, quindi dalla chirurgia endoscopica delle cavità paranasali. Questo è un piccolo videoclip dove si vede una FES. Tendo a precisare che l'operatore ha nella mano sinistra il videoendoscopio che ci permette di avere questa immagine e opera solamente con la mano destra. Questa è una chirurgia difficile, dall'apprendimento lungo, che ha degli enormi vantaggi perché ci permette di vedere ingrandite su un monitor dedicato delle strutture che realmente sono molto piccole. Questo per il paziente rappresenta un enorme vantaggio pratico perché più noi siamo precisi e rispettiamo quelle che sono le strutture anatomiche, minori sono i disagi per il paziente. Quindi riusciamo con queste tecniche endoscopiche ad effettuare una chirurgia assolutamente sofisticata con pochissime problematiche per il paziente e con dei risultati veramente ottimali. Abbiamo un prima e dopo anche che vi facciamo vedere, sì. Questo è eloquente. Sì, questo è un attacco, come vedete fa riferimento al filmato precedente, una pansinusite sinistra. Quindi l'immagine che vedete sulla sinistra, vedete che quello scuro è rappresentato da una forma di sinusite e sulla destra vedete il nero, vuol dire che c'è l'aria, quindi la sinusite è stata completamente risolta sia nella cavità mascellare che nelle cavità etmoidali fino alla cavità frontale. Quindi è un risultato ottimale di un intervento di FES, di chirurgia endoscopica dei seni paranasali. Adesso, prima di dare spazio alle telefonate, ci guardiamo un ultimo intervento che ha insomma una componente di grande spettacolarità, perché siamo a pochi millimetri, posso dire, dal nostro cervello. Guardiamolo insieme e commentiamolo, dottore, perché qui siamo in alta definizione, possiamo dire. Sì, quello che vedete è la fase finale di un intervento di perexeresi di un meningoencefalocele, che vuol dire che una parte del cervello, in termini molto pratici, si è erniata, ha eroso il basicranio, quindi l'osso che divide il cervello dal naso, è entrata nel naso. Questa è la fase finale, quello che vedevate in alto, quel buco, era praticamente il cervello, al di sopra di quel buco, e noi abbiamo tolto la neoformazione e abbiamo poi chiuso questa diciamo, perforazione, questa via fra il cervello e il naso. È un intervento, diciamo, molto sofisticato, assolutamente non semplice, ma fa parte di tutti quegli interventi che noi possiamo praticare con la chirurgia endoscopica. E ne pratichiamo veramente tanti. Sì. E allora, noi siamo abituati, insomma, questo
bel viaggio all'interno del nostro corpo umano che ci ha fatto fare il dottor Migliori. È un viaggio appunto attraverso queste strumentazioni, ma per fare i viaggi noi utilizziamo un navigatore, impostiamo la strada, impostiamo la via e la nostra auto va dove noi la dirigiamo in base a questi dati. Anche loro hanno un navigatore molto particolare, vero dottore? Sì, sì. Si chiama neuronavigatore. Neuronavigatore. Facciamo vedere il filmato così vediamo di che cosa si tratta. La chirurgia endoscopica ha un valore di grande rilevanza, il neuronavigatore. Il neuronavigatore è uno strumento che ci permette di monitorare in tempo reale la posizione dello strumento chirurgico nelle cavità nasali del paziente nel momento dell'atto chirurgico. E questo è molto importante per la sicurezza del paziente, soprattutto negli interventi, nei reinterventi, dove la condizione anatomica di base è stata sovvertita completamente sia dalla condizione patologica, vedi poliposi nasale, sia dagli interventi e dalle cicatrici degli interventi precedenti. Quindi noi riusciamo ad avere in uno schermo la proiezione su tre piani diversi dell'attacco del paziente e nel quarto riquadro vediamo in diretta la nostra posizione in tempo reale rispetto all'attacco. Questo ci dà una grande sicurezza e la possibilità di reintervenire più adeguatamente nei casi di recidiva di malattia. Assolutamente affascinante per tanti motivi, soprattutto perché in una sala operatoria, nella vostra sala operatoria, ci sono tante componenti, tante ergonomicamente posizioni studiate per ottimizzare insomma, sì, il lavoro sul paziente. Noi abbiamo una tecnologia di altissimo livello. Non abbiamo paura di dire che molte cliniche universitarie non hanno la tecnologia che abbiamo noi. Fa piacere sempre dire che oltre a avercela la usiamo questa tecnologia, ecco. Cioè non è che la teniamo nascosta. Non fanno le ragnatele. Allora, come vi ho annunciato, spazio alle vostre telefonate, abbiamo gli ascoltatori in linea. Pronto? Buonasera, sono Maurizio. Buonasera, siamo qui. Ho un problema piuttosto complesso, ho cercato di essere sintetico eccetera. Allora, il mio problema inizia un paio d'anni fa con del sangue la mattina dalla bocca, non al primo sputo, ma al secondo, scusate il termine, però secondo, terzo e così via. Praticamente è venuto da una serie di esami con un sondino dal naso, della gastroscopia, eccetera, e tanti altri esami, è venuto fuori del reflusso notturno. Oltre al reflusso avevo 67 apnee notturne, perché poi dopo gli esami si sono integrati e ho fatto anche la polisonografia eccetera. Anche adesso ho preso il CPAP e praticamente comunque la mattina mi si secca tantissimo la gola, una cosa incredibile, e per mesi tutte le mattine ho avuto sempre del sangue. Da 3-4 giorni, dopo una decina di giorni che non bevo vino, niente caffè eccetera, come mi avevano consigliato, niente peperoncini e agrumi, il sangue si è fermato, però ho sempre questo grande problema di parlare, le corde vocali, credo, non riesco a parlare a lungo, sempre difficoltà di parlare. Comunque almeno da qualche non ho più sangue, e passando la nebulizzazione del CPAP sono riuscito a non avere tanta secchezza la mattina. Ho comprato il nebulizzatore insieme al CPAP e ho quasi non assolutamente, perché si fa praticamente il vapor acqueo praticamente mi viene sul naso, mi dà fastidio, mi sveglia un po' continuamente, però è molto meglio sopportare quello che la gola secca la mattina, ma talmente tanto secca da non riuscire a deglutire. Grazie.
Grazie per insomma, la sua testimonianza, dottor Migliori. Che paziente è questo? Beh, il paziente ci ha presentato parecchie problematiche. Adesso le diagnosi telefoniche non sono mai state il mio forte, quindi prima cosa bisognerebbe visitarlo. Comunque, in linea generale possiamo dire che già il paziente ha dato una risposta direi esaustiva. Il problema della secchezza legato al CPAP è abbastanza comune. Basta usare degli umidificatori che alleviano molto questo problema. Ovviamente, come tutte le cose, l'umidificatore va poi regolato in modo adeguato, quindi con un pochino di accortezza si riesce a calibrare bene l'apparecchio e comunque i vantaggi a fronte di una OSAS con 67 apnee all'ora, quindi devastante per il fisico del nostro paziente. Sicuramente i vantaggi sono nettamente maggiori di questi svantaggi, di questi piccoli disturbi, che comunque sono assolutamente risolvibili. Superabili. Pronto? Buonasera. Buonasera, sono Renato. Buonasera a tutti e complimenti per la trasmissione, molto interessante. Grazie. Sto seguendo con molta attenzione. Senta, io vengo da Vasto, mi trovo qui a Fano, per, diciamo, tra virgolette, una speranza, sto facendo l'iperbarica adriatica, veramente molto bravi, tra l'altro, di ossigenoterapia. Il 10 di aprile, la notte, praticamente, non ho sentito più da un orecchio, l'orecchio destro. Praticamente ho avuto una ipoacusia improvvisa. E di lì all'otorino dell'ospedale di Vasto mi hanno dato il Vessel 600 a iniezioni, il Vessel 250 a compresse per 25 giorni e il Medrol 16 mg per 10 giorni, prima 2 e poi 1. Detto questo, dottor Migliori, io in lei ho visto la speranza, il mio problema, perché sono veramente, ho la testa confusa, sento degli acufeni abbastanza importanti e purtroppo si è aggiunto dopo 4-5 giorni dell'evento le vertigini. Ho le vertigini la notte, praticamente no, se mi giro è un disastro. Quindi mi dà qualche speranza per questa patologia, dottore? C'è qualcosa oltre l'ossigenoterapia che possa fare? La terza applicazione, terza terapia che faccio. Grazie. Non ho capito l'ultima frase, comunque concettualmente la speranza non bisogna mai perderla in ogni patologia. Il medico ed anche il paziente debbono, mi passi l'immagine, remare nello stesso verso per cercare di risolvere le problematiche, nei limiti che a volte sono rappresentati dalle problematiche stesse. L'ipoacusia improvvisa è una patologia molto frequente, la terapia, il percorso che lei sta effettuando è assolutamente il migliore e la terapia iperbarica è un ausilio importante, quindi anche il suo sacrificio di spostarsi da Vasto, venire a Fano per fare la terapia iperbarica, è una cosa assolutamente corretta, anche se confrontandoci con quelli che sono i dati della letteratura, nessuno le può garantire che questo poi possa risolvere assolutamente in modo completo il suo problema. Sta di fatto che è la strada da percorrere, è quella più intelligente. Bene. Pronto? Pronto, buonasera. Buonasera. Buonasera, volevo fare una domanda al dottor Migliori. E fino qui? A che età si fanno le adenoidi? Allora, signora, non è che esiste un'età per fare le adenoidi, esiste una necessità di fare un intervento di exeresi delle adenoidi perché queste probabilmente sono grandi e quindi danno problemi di tipo respiratorio. Statisticamente parlando, le adenoidi sono in sede fino a circa 10-12 anni, ma questo non rappresenta una regola perché a volte possono, anche se raramente, essere presenti anche negli adulti. Quindi credo di aver risposto. Certo. Sentiamo la prossima. Pronto? Sì, pronto. Buonasera. Buonasera, buonasera signora. Mi dica, ci dica. Volevo innanzitutto farvi i complimenti perché state facendo un servizio veramente eccellente. Grazie. Allora, una domanda volevo chiedere. Dunque, ho mia figlia che all'età di 7 anni ha perso completamente il nervo acustico a seguito di una parotite.
Volevo sapere se esistono delle tecniche, se c'è qualche soluzione oggi a questo problema che anni fa non c'era, insomma. Vuoi rispondere? Posso Prego, rispondere? sì, Sì. grazie signora. Signora, le sordità da parotite adesso sono diventate un evento assolutamente eccezionale, quindi mi colpisce che la sua figliola di 7 anni sia stata colpita da questa affezione. Detto questo, purtroppo una volta che c'è stato un danno nervoso sull'orecchio, a tutt'oggi non esistono delle tecniche o delle terapie che possono riportare in funzione quell'orecchio. Va detto però che anche, si può vivere bene anche con un orecchio solo. Ci sono sicuramente dei problemi di lateralità, nel senso che il paziente non riesce bene a capire da dove viene il suono, ma una bambina di 7 anni può crescere sana, bella e può avere le sue soddisfazioni anche con un orecchio solo. Quindi guardi avanti con fiducia, signora. Ancora una telefonata, pronto? Buonasera. Pronto? Pronto? Buonasera. Buonasera. Buonasera, ci dica. Sento molto lontano, no? Volevo fare una testimonianza al dottor Migliori, che io sono la paziente di cui lui prima parlava, che aveva laringotomizzato. Diretta. Quindi l'abbiamo in diretta, l'abbiamo sentita prima registrata, adesso è in diretta, sta parlando con noi. Esatto. Esatto. Senza le corde vocali. Senza le corde Ma vocali. lei è eccezionale. Io senza le corde vocali sono, sì. E sono 9 anni e 10 mesi che sono operata. 9 anni e 10 mesi. Signora, la sua vita, le faccio una domanda forse che ai più può Dica, sembrare. dica, però si sente piano. Sì, alzo un po' il tono della voce. Il dottor Migliori è qui che sta sorridendo, anche la dottoressa Cingolani sta sorridendo perché la conoscono molto bene. Lei è un esempio vivente di quello che la tecnologia moderna può fare per voi che avete avuto questo problema. La sua vita com'è ripartita? Com'è ricominciata? Benissimo, guardi, è partita benissimo, perché loro mi hanno sempre assistito e controllato, anche adesso c'è la dottoressa Battisti che mi cambia la protesi ogni 3 o 4 mesi, e insomma ci sono sempre accolta come una di casa, diciamo, mi sono sempre trovata benissimo, anche quando sono stata curata, medicata. Mi hanno fatto diagnosi, mi hanno operato, mi hanno trattato in una maniera proprio umanissima. E io dopo mi sono ripresa e adesso faccio la vita normale di sempre, tranne che ho questo che devo andare a cambiare la protesi, queste cosine. Signora, ce la canta in diretta fra Martino Campanaro, visto che l'abbiamo sentita registrata? Non lo so, lei è così disponibile, così gentile. Proviamo un po'. Fra Martino Campanaro, dormi Eccezionale. tu, suona le campane, din don dan, din don dan. Signora, io le faccio un applauso io, si prenda solo il mio, faccia conto che glielo facciamo tutti quanti qui. Complimenti per la sua tenacia anche e Sì, per la sua ma testimonianza. Bene, io grazie a Dio sto benissimo fino adesso. grazie, buone cose signora. Grazie tante, grazie a voi e ringrazio tanto anche il dottore. Senz'altro, è qui e la conosce bene, insomma abbiamo avuto in diretta, ce l'avevamo Non registrata, era dottor. Non preparato? era preparata, giuriamo che non era preparata, e, insomma, quale testimonianza migliore per dare, come dire, oltre a delle istruzioni per l'uso, speranze alle persone che hanno questa patologia? La tecnologia c'è. Quindi le possibilità terapeutiche ci sono, bisogna assolutamente guardare avanti ed affrontare, come sono solito dire sempre ai miei pazienti, preoccupati sì, ma il giusto. Il giusto. Ma dietro le macchine, dietro le tecnologie, dietro le innovazioni e le scoperte di ultima ora, ci sono però le persone che le mettono in pratica, coloro come loro che operano sui pazienti tutti i giorni, quotidianamente, con abnegazione, con spirito di sacrificio e con passione. Allora noi abbiamo realizzato un
insomma, un piccolo clip, una video fotografia, la vediamo perché il dottore giustamente vuole rendere merito a tutta l'equipe, alle tante persone. Eccole qua. Questo è il magnifico gruppo dell'Otorino, medici, infermieri, caposala, sono tutti qui e tutti lavorano con grande impegno, grande professionalità per svolgere al meglio il nostro lavoro, che in estrema sintesi è quello di aiutare le persone, niente di più. Niente di più. Salutiamo anche la dottoressa Battisti, che prima era nel video con il microendoscopio. E tutti gli altri. E tutti gli altri, naturalmente non vogliamo far torto a nessuno. E allora, grazie innanzitutto per la testimonianza che ci avete portato, per i messaggi di speranza e soprattutto per averci mostrato quanto di importante, innovativo e soprattutto di eccellenza c'è in Marche Nord. C'è insomma anche un centro di riferimento regionale, un riconoscimento a livello nazionale, quindi a testimonianza del lavoro, dell'opera quotidiana che si fa nei nostri reparti di Marche Nord. Bene, grazie dottor Migliori per la sua testimonianza, per essere stato così per paziente. La professionalità. Grazie, molto gentile dottoressa Cingolani, ugualmente a lei per essere stata qui. Grazie. Bene, Missione Salute Marche Nord, istruzioni per l'uso, termina qui, insomma una puntata altamente spettacolare e fascinosa che abbiamo trattato naturalmente in ambito di otorino laringoiatria. Bene, la prossima puntata giovedì fra un giorno sarà incentrata sulla neurochirurgia, avremo il dottor Morabito qui nei nostri studi. Grazie per essere stati con noi, ai prossimi appuntamenti e ricordate, Missione Salute e istruzioni per l'uso. Grazie e buona serata a tutti voi.